cosa più bella è stata detta dal figlio, Ermanno, che ha concluso dicendo che il sogno che l'avrebbe tenuto ancora in vita era poter dire per l'ennesima volta motore in azione, perché nelle lunghe ripetute telefonate che ci siamo fatti in questi ultimi anni, in cui io lo aggiornavo su quello che succedeva, il tema era poi sempre quello, cercare di tornare a lavorare, fare ancora un film, ancora l'ultimo film. Poi per quando entri in questa età complicata che è la vecchiaia, è evidente che tutte le cose che potevano in qualche modo separarci, dividerci, quando di fronte alla vecchiaia diventa prioritario il fatto di continuare a esistere attraverso quello che fai. E per noi il cinema era l'ossigeno, la sopravvivenza. Purtroppo il suo ultimo film, che era un capolavoro assoluto, non è stato apprezzato in Italia, mentre all'estero sì, è stato apprezzato in Italia come avrebbe dovuto, cioè non ha ricevuto nessun riconoscimento. Ed è una cosa che lo ha molto rammaricato.